buon pomeriggio a Paolo Renzetti e buon pomeriggio al suo ospite. Grazie, grazie Jacopo, un saluto a tutti ovviamente da Sant'Omero, hai detto bene, l'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero. Ringraziamo per aver accolto il nostro invito il direttore sanitario dell'ospedale, il dottor Carlo Di Falco. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei. Allora, diciamo subito, parliamo di emergenza coronavirus nella nostra regione, siamo non lontani dalle Marche, dove sicuramente la situazione è molto molto grave, almeno rispetto a quella della nostra regione. Però diciamo subito che l'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero è un ospedale, usiamo le virgolette, pulito, non ci sono casi di Covid-19. Sì, è cosiddetto un ospedale Covid free, è un risultato raggiunto grazie alla sinergia di tanti fattori. Primo fra tutti, essendo questa una pandemia, ovviamente il territorio svolge un ruolo importante e chiave. Qui devo dire che sia a livello distrettuale con la direzione del dottor Pinto, sia a livello dei medici di medicina di base abbiamo ricevuto un'ottima collaborazione e ha creato questo il primo filtro. Ed è stato questo un primo elemento che ha portato a questo risultato. Il secondo elemento, devo dire, è legato anche ad una accorta organizzazione e programmazione a livello aziendale, che ha individuato all'interno della propria ASL questo ospedale come ultimo ospedale ad essere attrezzato per ricevere pazienti positivi e quindi sintomatici al coronavirus. Poi abbiamo l'ultimo elemento che ci riguarda direttamente, e anche qui il fatto di aver mantenuto nel tempo una situazione praticamente di ospedale libero da focolai epidemici di coronavirus è legato anche qui a una ottima sinergia che siamo riusciti a fare con tutto il personale, sia medico, sia infermieristico, sia tecnico, sia ausiliario, e ha ottenuto fino ad oggi questi risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Spieghiamo subito, dottore, che quando arriva una persona, un degente qui all'ospedale sospetto positivo, viene da voi inviato agli ospedali o di Teramo o di Atria, così? Esatto, sono stati creati dei protocolli operativi e dei percorsi che vengono seguiti da tutto il personale. Il primo filtro viene fatto a livello di pre-triage, gestito in maniera, devo dire, veramente molto molto attenta e molto professionale dai colleghi del pronto soccorso. E qui, a seguito di una serie di interviste e di rilevazioni, se il paziente è fortemente sospetto per una patologia tipo Covid oppure accertata, viene direttamente inviato alle strutture preposte per questo, in particolare l'ospedale di Atri, a seguire l'ospedale di Teramo oppure anche quello di Giulianova, che si sta attrezzando come ospedale pre-Covid. Ci tengo a dire che noi abbiamo cercato di anticipare un pochettino i tempi, anche perché essendo presidente interregionale dell'AMDO, che è l'associazione dei medici delle direzioni ospedaliere, ho avuto la possibilità di avere in tempo quasi reale gli aggiornamenti di quello che succedeva a livello nazionale e internazionale. Questo mi ha permesso, come dicevo prima, di anticipare i tempi, creando grazie anche alla collaborazione dell'ufficio tecnico un container dove abbiamo creato un primo filtro per l'assistenza e la sorveglianza di questi pazienti sospetti. Poi è subentrato la tenda della Croce Rossa, il pre-triage e tutto quello che attualmente adesso è in funzione. Possiamo dire insomma che è un lavoro, quello che state svolgendo, un lavoro in sinergia con tutti gli altri ospedali dell'ASL Teramana? Assolutamente sì, e non potrebbe essere diversamente. Lavorare in rete con gli altri ospedali è fondamentale, perché poi ognuno deve svolgere il proprio ruolo, e l'aver ottenuto questi risultati ottimi, perché riusciamo a continuare a garantire ai nostri pazienti cure, le cure che hanno
sempre ricevuto in totale sicurezza, legato anche, devo dire, tra virgolette, al sacrificio degli altri ospedali che si sono dovuti accollare, ecco, questo rischio invece. Jacopo, il dottor Di Falco ci ascolta, se c'è qualche domanda da parte tua da studio, siamo qui. Io volevo chiedere, innanzitutto le do il buon pomeriggio, dottor Di Falco, volevo chiederle ad una prospettiva un po' più generale il suo giudizio, come è stato organizzato il lavoro, un giudizio su come è stato organizzato il lavoro all'interno dell'ASL di Teramo di cui fate parte, ecco, a distanza di qualche giorno, adesso al netto dei contagi che probabilmente calano, ma calano un po' in tutta Italia, la situazione all'interno della provincia di Teramo ritiene che sia stata gestita in modo da affrontare la situazione nel migliore dei modi? Si poteva fare qualcosa in più? Beh, come in tutte le organizzazioni non si riesce mai a raggiungere l'ottimale, però devo dire che tutto sommato, avendo a che fare con una situazione del tutto nuova, all'inizio ovviamente l'impreparazione era legata anche alla mancanza di esperienza acquisita sul campo da questo punto di vista. Però devo dire che nell'ambito aziendale c'è stata subito una risposta, si è creata l'unità di crisi, sono incominciate ad arrivare in maniera anche abbastanza pressante le disposizioni, le procedure, le linee guida che poi abbiamo messo sul campo. È chiaro che diventa tutto perfettibile, è difficile in una situazione poi pubblica. Io provengo da un'esperienza nel privato dove diciamo che è tutto molto più rapido, qui la catena di comando comporta dei tempi più lunghi e non sempre è semplice poi rendere applicabile quelle che sono le procedure che vengono fatte a distanza anche spaziale da dove poi devono essere applicate. Però devo dire che nel suo complesso, come dicevo prima, ogni ospedale, ogni struttura è riuscita egregiamente a svolgere il proprio ruolo. Poi le falle ci sono in tutte le organizzazioni, la cosa intelligente è quella di intervenire in maniera tempestiva per chiuderle. Altra curiosità da parte mia, siccome si parla molto di questa oramai diventata celeberrima fase 2 che dovrebbe iniziare il 4 maggio, visto che insomma parliamo anche di un eventuale, che non ci auguriamo, fase 2 nel momento della riapertura di nuovi contagi, che potrebbero essere contagi che potrebbero ripartire. Lei che è in un ospedale di fatto di confine, perché siamo a cavallo tra le Marche e l'Abruzzo, come vede l'eventualità di un lockdown regionale? Ecco. Guardi, la fase 2 riguarda quelle che sono le attività sociali. Noi invece come struttura sanitaria diciamo che il passaggio nella fase 2 non è che ci viene a modificare più di tanto l'attenzione e l'organizzazione finora messa in campo. Giusto per farle un esempio, anche se questo è un ospedale Covid free o comunque non Covid, comunque abbiamo messo in campo una simulazione per provvedere ad attivare urgentemente un reparto per accogliere pazienti positivi senza evitando la contaminazione del restante ospedale. Quindi diciamo che per noi tutto sommato la differenza tra fase 1 e fase 2 non è che comporta dei grossi cambiamenti. Ecco, però a livello proprio di spostamenti, Marche-Abruzzo, per renderci per fare il discorso un po' più semplice, spostamenti, osmosi di persone che si muovono dal 4 maggio Marche Abruzzo è una cosa che potrebbe creare dei problemi, secondo lei? Guardi, questo non dovrebbe succedere perché per quello che mi concerne nella fase 2 rimangono ancora chiusi, diciamo, i confini regionali, quindi il tutto dovrebbe continuare a essere gestito all'interno delle proprie regioni.
Caso mai dovesse succedere, noi siamo abituati a ricevere utenze e popolazione dalle regioni Marche e non cambierebbe assolutamente niente, le procedure ci sono e continueranno ad essere messe in campo. L'ultimissima da parte mia, dottore, la ringrazio per la disponibilità. Lei prima ha detto probabilmente il momento in cui siamo stati investiti dall'emergenza non eravamo nemmeno troppo pronti a livello di nazione ad affrontarla. Nel caso in cui ci potessero essere dopo il 4 maggio nuovi contagi, pensa che la risposta, la velocità di reazione del nostro paese, delle nostre regioni possa essere più rapida sulla scorta dell'esperienza maturata? Assolutamente sì, innanzitutto abbiamo una visione anche da un punto di vista epidemiologico, geografico delle fonti di probabili focolai, anche perché adesso si stanno facendo a tappeto i famosi tamponi un po' a tutta la popolazione, sia ai pazienti ricoverati, sia al personale, sia alla popolazione residente nei vari comuni, per cui diciamo da questo punto di vista abbiamo acquisito sicuramente una maggiore esperienza e abbiamo affinato maggiormente anche le armi che abbiamo a disposizione. Ripeto, si tratta di una pandemia virale nei confronti dei quali il primo approccio è quello della prevenzione. E qui ecco, mi piace parlare di prevenzione perché io, essendo un medico di direzione sanitaria, sono specialista in igiene e medicina preventiva. E nei confronti di un virus che è di difficile da curare, però si può prevenire tranquillamente, su questo abbiamo acquisito una maggiore esperienza e penso che finora tutte le iniziative messe in campo hanno dato e stanno dando degli ottimi risultati. L'istanziamento sociale, l'utilizzo delle mascherine all'interno delle strutture ospedaliere, il lavaggio delle mani, sono tutte cose che, soprattutto nei confronti di un virus che viene trasmesso per via aerea, ovviamente si dimostrano estremamente efficaci. Quindi non mi preoccupo più di tanto perché, ripeto, adesso lo conosciamo bene il nemico, sappiamo da dove viene e abbiamo anche più armi per poterlo combattere. Io con queste parole rassicuranti del dottor Di Falco, non so Jacopo se avevi qualche altra domanda. L'ultimissima, davvero che mi è venuta mentre il dottore rispondeva, quindi chiedo venia, avevo detto che era l'ultima, quella di prima evidentemente era la penultima. Volevo chiederle, ci sono dei luoghi, Alba Adriatica, a Martinsicuro, dove la comunità cinese è molto... è molto numerosa, volevo chiederle se avete avuto in questo senso, se all'interno della comunità cinese si sono riscontrati parecchi casi, oppure come spesso e sorprendentemente abbiamo visto per esempio in Italia a Prato, dove c'è un'altra grande comunità cinese, non ci sono stati problemi. Guardi, la distribuzione epidemiologica dei focolai, devo dire, è stata uno dei tanti elementi di sorpresa di questo virus, proprio perché ci ha dimostrato di non avere delle regole ben precise. E soprattutto nei confronti di queste comunità cinesi che secondo me comunque stazionano da noi ormai da parecchi anni, cioè, ci ha dimostrato che non esiste una suscettibilità di carattere razziale, ma è legato soprattutto a una serie di situazioni che poi messe insieme favoriscono lo sviluppo di eventuali focolai. Uno fra tutte potrebbe essere, io sto leggendo sempre più articoli scientifici da questo punto di vista, le condizioni, i livelli di inquinamento atmosferico, per esempio. E questo in una situazione come la Val Vibrata, che gode dell'influenza del mare, probabilmente diventa un elemento protettivo. Però, come in tutte le malattie, i fattori sono veramente tanti e ciascuno gioca in varie proporzioni il proprio ruolo.
Prima di chiudere io approfitto per fare un'ultima domanda al dottor Di Falco. Prima parlavamo delle vicine Marche, però l'Abruzzo confina anche con un'altra regione che è il Molise. Lei è stato 14 anni in Molise, ha lavorato per l'Università Cattolica di Campobasso. A proposito di focolai, le Marche, regione sicuramente più grande del Molise, oggi paga tanti contagi e purtroppo anche tante vittime. Il Molise è una regione che nel nostro paese ha pagato molto meno in termini di positivi e di decessi. Perché? È solo perché è una regione piccola? È solo perché è una regione forse dove ci sono meno transiti? Oppure c'è anche qualche altro segreto per quanto riguarda per esempio il Molise? Ma guardi, in una battuta le posso dire che dal Molise si va via più che si viene nel Molise, per cui diventa molto difficile che soggetti positivi possano aver portato nel Molise la malattia. Questo è uno degli elementi. Mi ricordo uno studio che è stato fatto tanti anni fa proprio dall'Università Cattolica di Campobasso, che prendeva il nome di Molisani, e studiava le caratteristiche genetiche, i modi di vivere dei residenti nel Molise, proprio perché rappresentano una popolazione autoctona, non tra virgolette contaminata da realtà esterne.